Si può essere veloci nelle competizioni motoristiche e, allo stesso tempo, ecosostenibili? Moto.it. Cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su Moto.it. Suzuki ci ha insegnato che sì, si può, e lo ha fatto nella 8 ore di Suzuka, dove con il team CERT è arrivata terza, ma soprattutto con il team Suzuki CN Challenge è arrivata ottava su 46 partecipanti. Il team Suzuki CN Challenge, dove CN sta per Carbon Neutral, correva con una moto realizzata con materiali di recupero e con un carburante composto per il 40% da materiali ecosostenibili. Suzuki ha tracciato la strada, velocità e sostenibilità insieme. Noi in Giappone c'eravamo ed ecco com'è andata questa sfida. Questa è la Suzuki GSX-R 1000R speciale, quella che corre l'unica alla 8 ore Suzuka nella categoria Experimental. Perché Experimental? Perché questo progetto ambiziosissimo di Suzuki è un progetto che guarda alla velocità e alla sostenibilità e cerca di unirli insieme. Come ci ha spiegato il team manager Shinichi Sahara, pensa che sostenibilità e velocità possono andare di pari passo? I think so. Also, this is our current. We already have the potential to be in top 10. Of course, this is a big challenge for us, for the teams, for the riders, but we never give up. The reason why Suzuki stopped the MotoGP is concentrated to the sustainability build this project to participate Suzuka 8 hours with sustainable fuel. This is the original idea of the project. So I'm happy in the future these technologies will be feedback to the production models. Tra quanti anni potremo vedere una GSX con questo modello di ecosostenibilità? I don't know. Only I can say is this project is not only for this year's Suzuka 8 hours. The most important thing is continuing this project to the higher targets year by year. Get our final goal is carbon neutral. Grazie. L'obiettivo, il potenziale di questa moto è da top 10. Obiettivo che poi è stato centrato con l'ottavo posto finale, come si vede nella classifica. La 8 ore di Suzuka è stata vinta dalla Honda con Joan Zarco e altri piloti, seconda la Yamaha con Nicolò Canepa e terza appunto Suzuki CERT, ottava Suzuki CN Challenge. Cosa ha di diverso rispetto a tutte le altre, nonostante possa finire così davanti? Il diverso sta nella sostenibilità, cioè ci sono parti della moto realizzate con materiali sostenibili, le gomme, il parafango, i dischi dei freni e poi la cosa principale, il carburante. Il carburante è realizzato con materiali sostenibili. Aspetta, aggiungo un altro paio di cose. Quello che Sahara ci ha spiegato prima, come si vede nell'intervista, è che questo progetto è un progetto a lungo termine. Quest'anno la base è già ottima, perché puntare, avere un potenziale a top 10 con una moto che comunque è diversa da tutte le altre, dà la dimensione dell'importanza di questo progetto. Dopo esserci accordati sulla lingua con il forte pilota francese Etienne Masson, tre volte vincitore del campionato del mondo endurance. English. French? No? No. English? Italiano? No. Scelto appunto da Suzuki per la sua forza, la sua bravura per questo nuovo progetto sperimentale, gli abbiamo fatto qualche domanda e ha risposto in modo molto interessante alla domanda sul perché questo progetto è molto più interessante delle moto elettriche. Electric bikes is for me it's not the same passion, it's not the same feeling, it's not the same sensation. So how project is really interesting for everybody, and
hope to show out everybody to be competitive with this project here. So yeah, I'm really happy to be on this project and show we can change some things. Insomma, alla 8 ore di Suzuka abbiamo visto, molto probabilmente, un pezzo di futuro. Il motorsport, le competizioni di moto, sono sì divertimento, ma sono anche ricerca e pionierismo verso il futuro. Suzuki, nella primavera del 2022, ha dato l'addio alla MotoGP, il campionato più prestigioso, e due anni dopo ha partecipato alla 8 ore di Suzuka con il team Suzuki CN Challenge. Un progetto che ha già un piede nel futuro ed è quindi in anticipo su tutti gli altri. Suzuki ci ha spiegato che velocità e sostenibilità possono coesistere e di conseguenza che il motorsport continuerà.